Buongiorno a tutti, bentrovati. Abbiamo appena festeggiato l'Epifania, ieri, e oggi già il Vangelo ci presenta Gesù adulto e domenica ci sarà il battesimo a Giordano da parte di Giovanni Battista. Quindi nel giro di poche ore abbiamo lasciato Gesù bambino e troviamo Gesù adulto. Praticamente abbiamo saltato solo più o meno 30 anni di vita. 30 anni di cui non sappiamo nulla. Non c'è scritto niente nei Vangeli di questi anni di Gesù a Nazareth. Come mai non c'è scritto niente? Forse perché sono banali. Non c'è niente di particolare da dire di questi anni che Gesù ha vissuto come bambino, come ragazzo, come giovane uomo a Nazareth. Probabilmente sono stati anni ordinari, con niente di speciale, nessun miracolo, nessuna cosa che lo rendesse diverso dagli altri. Tant'è vero che nel Vangelo poi a un certo punto si dice: ma è Gesù, è il figlio del falegname, questi sono i suoi fratelli, le sue sorelle, adesso come mai questo qui spunta a parlare nella sinagoga? È molto interessante questo, per noi è molto incoraggiante. Proviamo a pensare oggi Gesù dove si incarnerebbe, dove nascerebbe oggi Gesù? Forse nascerebbe proprio a Pralormo, o a Montà, o a Canale. Nascerebbe in un paese, in provincia magari di una grande città, ma alla provincia è molto esterna, in periferia, in campagna. Ecco, e cosa farebbe? Forse sarebbe il sindaco del paese? Non credo. Probabilmente sarebbe uno dei tanti bambini che vediamo giocare quando viene anche in Luna Park, oppure potrebbe essere un ragazzo che a scuola né troppo bravo né troppo asinello, diciamo. Il più normale. Forse andrebbe all'università, ma forse semplicemente imparerebbe il mestiere di suo padre. Ancora oggi ci sono tanti mestieri che sarebbe bello e forse i più intelligenti ancora colgono, come può essere imparare a fare il giardiniere. Il nostro giardiniere viene spesso con suo figlio e sto ragazzo è bellissimo vedere come sta con suo papà e come impara da suo padre, come gli piace, nonostante studi anche, però gli piace imparare. Ecco, penso che potremmo immaginarci Gesù così. Gesù che ci passa accanto nella nostra vita quotidiana normale e noi non ce ne accorgiamo, non lo riconosciamo. E allora questo cosa ci dice? Che quello che siamo non è che lo siamo improvvisamente, quando qualcuno ci conosce perché diventiamo famosi. Quello che siamo veramente è quello che nasce e cresce nella vita di ogni giorno, nella vita quotidiana. E con domenica, con il battesimo, noi rientriamo nel tempo ordinario. E quello che forse potremmo cominciare a pensare è veramente che nel nostro quotidiano più normale, più banale, più anonimo, stiamo rivivendo l'umanità che ci ha insegnato Gesù, anche semplicemente nell'impastare il pane. Noi ogni giorno impastiamo il pane, lo inforniamo. Questo è un gesto banale, però è un gesto che Gesù avrà visto fare tante volte da sua madre e che poi lui riprende anche nelle sue parabole. Per questo Gesù parla di cose molto semplici, perché sono quelle in cui ha vissuto, sono quelle che lo hanno fatto diventare un uomo. Ecco, forse dovremmo un po' recuperare tutta questa normalità che noi troppo spesso vogliamo saltare, immedesimandoci magari nelle realtà che vediamo nei film, ma non è la nostra realtà. Ecco, vorrei augurarvi in questa settimana di vivere in pieno la cosa più semplice che potete fare ogni giorno, come può essere appunto prendere un caffè. E vi leggo soltanto una riga per dirvi che questa è una cosa che può portare alla più grande santità. Charles de Foucault un giorno scrive al suo padre spirituale: infine, la mia vocazione
vista ben chiaramente tante volte, è la vita di Nazareth. Ecco, e magari noi possiamo proprio intraprendere questa via di santità seguendo la via di Nazareth. Buona giornata e buona settimana e buona domenica.